Amici del centro, buonasera, ben ritrovati dall'Armando Picchi per la sfida tra San Donato Tavernelle e Livorno. Il Livorno costretto a giocare questa partita e anche la prossima casalinga a porte chiuse a seguito delle intemperanze dei suoi tifosi in quel di Gavorrano. Iniziamo dando un'occhiata alle due squadre. Per quanto riguarda il Livorno, di Fossati, che è in tribuna in quanto è squalificato, 3-5-2 con Facchetti in porta, Brenna, Tanasa e Curzio in difesa, Camarà, Nardi, Luci, Bellini e Goffredi a centrocampo, di punta Giordani e Tencora, che prende così il posto dell'infortunato Rossini. Per quanto Neri, altro ex di turno, sale Calamai, la mette in mezzo, attenzione a Bellini, conclusione di sinistro di prima intenzione, bravo a parare a terra Facchetti con le sue scarpette verdi, la mette in mezzo, c'è Luci dalla parte opposta, di prima intenzione la mette in mezzo, Giordani, poi Tanasa e il Livorno sfiora il gol del vantaggio al 17esimo, prima con Giordani e poi con Tanasa. Prova l'uno contro uno contro Belli Camarà, si ferma, va a cercare Luci, controllo e tiro di Luci, palla che si perde alla destra di Manzari, comunque proteso in tuffo. Prova a metterla in mezzo, prova l'uno contro uno con Sicchi, la mette in mezzo, colpo di testa di Camarà che però non riesce ad inquadrare la porta, la sua conclusione di testa si perde sopra la traversa, difesa da Filippo Manzari, il classe 2004 portiere del San Donato. Ma da solo Bellini, Nardi, prova la conclusione allontano, Nardi! E si perde di poco al lato, buona conclusione di Nardi da lontano. C'è tutto Luci, Luci, va da solo Luci, entra nell'area di rigore, da a Giordani, la cui conclusione è miracolosamente ribattuta da un difensore del San Donato. Si tratta del numero 5 Calamai, che è veramente molto molto bravo. Bene, torniamo in collegamento dall'Armando Picchi per il secondo tempo di Livorno San Donato, da registrare doppio cambio per gli Amaranto perché sono entrati Savchak e Sabatini, sono usciti Brenna e Camarà. Daniele, ora vediamo questa iniziativa con Tanasa. Tanasa che ha recuperato la palla, Nardi ci prova da lontano, conclusione, bello shoot dal limite dell'area, però Manzari para senza soverchi problemi. Luci verso Tencora, di tacco verso Giordani, attenzione Giordani, ottima occasione per il Livorno, è molto bravo in uscita Manzari che anticipa Giordani che poi commette un fallo, la mette in mezzo Tencora in area di rigore, prova il controllo, viene scambettato evidentemente e c'è un calcio di rigore ingenuità del difensore del San Donato, mi pare si tratti, se non vado errato, di Calamai che adesso protesta, ma è un calcio di rigore evidente, impone ai giocatori di rimanere fuori dall'area di rigore, ecco il fischio, Curzio contro Manzari, Curzio, tiro e gol, Livorno passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Curzio quando siamo al 64esimo del secondo tempo. Daniele, bella, ben trasformato, un rigore netto, diciamo un vantaggio anche meritato se andiamo a vedere quello che è accaduto finora. Per la del San Donato da Afrosali, attenzione, Neri, palo di Neri che va un tanto così dal pareggio il San Donato con un palo di Neri dopo una bella azione, va detto il San Donato. San Donato che insiste, Tita, poi ancora il San Donato ci prova con una conclusione di Barazzetta che va a veramente tanto così dal pareggio, è molto bravo Carcani a rinviare praticamente sulla linea, riparte il Livorno con Sabattini, lasciata libera appunto da Tanasa, arriva Cori, la palla rimane lì, no! E poi Cori di sinistro sbaglia il gol del possibile 2-0, il 4 minuti da per il San Donato per agganciare il pareggio, no, Neri, attenzione, no, a Barazzetta che si divora un gol clamoroso a un metro dalla porta. Filippo, ancora Giandeschi, ancora Nardi, Menga, va Menga verso Sabatini, Sabatini, conclusione di Sabatini e 2-0 per il Livorno dal possibile pareggio, ecco il 2-0 del
Livorno con Lorenzo Sabattini in pieno recupero, 2-0. Possiamo dire gol, set and match, parafrasando il tennis. Il Grosseto ne sta prendendo 3 dopo essere passato in vantaggio sul campo del Giviborgo, per cui il Livorno sostanzialmente guadagna una posizione scavalcando proprio i maremmani. Arriva in questo momento il triplice fischio di chiusura dell'arbitro Matteo Dini di Città di Castello, che sancisce il ritorno alla vittoria del Livorno dopo 2 tentativi andati a vuoto, con Pianese prima e Follonica Cavorrano poi, stavolta contro il San Donato. 3 punti che comunque alimentano le speranze residue, ma comunque speranze del Livorno di poter lottare fino in fondo per il primo posto, che vale la promozione in Serie C. Daniele. Sì, ora c'è da aspettare gli esiti delle partite di domani del Follonica Cavorrano e della Pianese. In questo momento Livorno sale a 51 punti, il suo l'ha fatto in una partita complicata, difficile, ha faticato un po' per venire a capo di un San Donato che non ha magari incantato dal punto di vista estetico, che però è una squadra molto pratica, che con il nuovo allenatore Brachi non aveva ancora perso, quindi 3 punti sicuramente pesanti, importanti, più che nella forma, nella sostanza, perché è il morale poi che doveva ritrovare questa squadra dopo la sconfitta di domenica scorsa. Bene, ricordiamo il risultato finale, 2-0 per il Livorno grazie al gol al 64esimo di Curso su calcio di rigore e al raddoppio di Sabattini in piano recupero. Ricordando il finale, 2-0 per il Livorno, restituiamo la linea alla regia.